Stefano Nero non diceva tutte cose giuste, Jacopo e Sommeie, forse anche altri anche Fabrizio Gallino con Fumet, certo. E Sommeie, quindi non siamo professionisti come gli altri, però siamo Sommeie. E io ho un blog che si chiama Gli Amici del Bar, da pochissimo sono in rete, Dan dice che scrivo bene, quindi continuo a scrivere. Esatto, ovviamente bisogna bere. Io però sono piemontese, sono un grande bevitore di vini bianchi. I Verdicchio, che io adoro, li aveva scelti Chiara. Il Timorasso, che io adoro, l'aveva scelto Paolo Carlo, che aveva scelto, e quindi a me rimaneva una scelta limitata. E allora mi sono orientato verso la Barbera. La Barbera è un vitigno minore, un vitigno. Dov'è il tuo vitigno minore? È un vitigno minore. È un vitigno minore. Se guardiamo tutta l'Italia è molto minore. È molto minore. È un vitigno minore e oltretutto ho scelto un'area, un territorio, perché non può essere definito terroir, perché ha purtroppo perso questa anima, questa capacità produttiva di legare la produzione alla fase agronomica, che è il Monferrato. Il Monferrato è un posto bellissimo, ma ormai negletto di fatto. L'ho scelto e l'ho diviso in nord, centro e sud, con una prevalenza della Rive Gauche. La Rive Gauche, come ama dire un mio amico, un ristoratore del Consorzio di Torino, è il lato sinistro del Tanaro, Rive Gauche del Tanaro, che dà dei vini comunque particolari, a cominciare dal Grignolino, che voi penso non sappiate cosa sia il Grignolino, quindi non l'ho messo tra le cose da scegliere. Il Rucche, che è fatto in quattro comuni, che è un grandissimo vino con una componente aromatica interessantissima, ma che nessuno avrebbe saputo che cos'è. Ma se la Barbera un vino minore, il Rucche che cos'è? E infatti per quello non l'ho scelto. In realtà è un ottimo vino. Adesso Chiara mi prende in giro, ma l'avrà in carta di sicuro. L'avrà sicuramente in carta, perché è un bellissimo vino che, non so, secondo me ha merito di essere in carta nei ristoranti. Dopodiché è stata difficile la lotta, la scelta tra i produttori, due piccoli produttori, Fabrizio Iuli e Cascina Tavin di Scurzolengo. Scurzolengo è la parte più negletta dei negletti, quindi proprio un territorio ormai abbandonato completamente dalla viticoltura, ci sono solo le cantine sociali, però ha una grande capacità, secondo me, e ha una grande possibilità di espressione. Questa cantina che ha vinto, che è Cascina Tavin con sua Barbera, e oltretutto da vigneti relativamente giovani, perché afflitti dalla florescenza dorata, che è un problema endemico nel Monferrato, e produce un ottimo Rucchè. Quindi se trovate il Rucchè della Cascina Tavin, non fate male. Se trovate il Grignolino della Cascina Tavin, prendetelo, perché comunque bevete un grande vino. Io ho origine del Monferrato e c'è stata quasi una sorta di rivalsa, e io trovo che ne abbiamo detto poi Andrea ed anche Fabrizio Iuli e Cascina Tavin facciano una Barbera assimilabile, con profumi smaltati, vini molto difficili purtroppo. Mi diceva in Toscana non piacciono, Andrea, prima. Hai ragione, in realtà forse sono vini difficili anche in Piemonte, perché hanno un naso strano, che io trovo che sia nobile. Però è complicato, è smaltato, è un vino frutto, un vino difficile, che arriva da terre difficili, in cui la vite fa fatica a crescere, e purtroppo viene anche decimata dalla florescenza dorata, dal cancro nero, eccetera, eccetera, nessuno sa distinguere l'una dall'altra. Io ringrazio Marco per aver avuto la follia di affidarmi un compito ben al di sopra delle mie capacità. Sono relativamente contento, perché ha vinto un vino che io sapevo che comunque sarebbe stato all'altezza. Ne ho selezionati gli altri due, ma sugli altri due ero meno convinto, ma comunque di produttori che avevo iniziato da tempo. Uno era nella zona Nizza, che è una zona, diciamo, più blasonata, un altro nella zona di Vignale, che è comunque un bel produttore che si cimenta con Nebbiolo. Fabrizio Iuli si cimenta con Nebbiolo, perché comunque non bisogna dimenticare che Monferrato era anche terra di Nebbiolo. Credo di aver finito e vi ringrazio per avermi ascoltato. Grazie. Io credo che invece...
invece appunto, ora senza arrivare agli eccessi di Ruchè, ma comunque in Toscana proporre una Barbera così caratteriale, diciamo, ecco, molto, secondo me ci vuole un po' di coraggio, ma secondo me chi la sceglie sicuramente ha bisogno di un'assistenza, nel senso qualcuno che gliela spieghi. Però siccome siamo qui anche a scrivere, no, qualche nota, no, perché alla fine non li lasciamo da soli questi clienti della Locanda del Gricino, in qualche modo chi ha selezionato ha il dovere morale, diciamo, perlomeno di dare almeno 140 caratteri in cui spiega il perché quel vino, quindi non che lo descrive, quindi non che scrive che c'è profumo di lacca, di glicine, di uva spina, ma che spiega che, come queste parole che ho detto adesso sono bellissime, perché se uno mi dice che appunto la Rive Gauche è particolare, prodotti altalenanti, il problema della pavescenza, ma ci sono, ecco, secondo me un discorso del genere incuriosisce e ti mette nella... Prego. Allora, domanda. Scorpiglia.